Buonasera a tutti. L'intervento è stimolato dai miei precedenti interventi perché trovo il minimo comune denominatore di tutti gli interventi, partendo da chi ha parlato di velocità il pene, da chi ha parlato di miglioramento, da chi ha parlato di campo concordato, di social housing e di affitto agevolato. Come va? Meglio. Perché qui credo che il minimo comune denominatore si possa chiamare solamente neoliberismo. Cioè noi viviamo ormai da tanti anni di fronte all'attacco del capitale che è affiancato da politiche neoliberiste. Quello che per esempio si parla nell'introduzione del fondo economico della università colpevole non è altro che anche noi lo denunciamo nella regione toscana da tanti anni. Intanto per la visita colpevole ha una parentesi, quasi su 10 inquilini, su 10 famiglie, 8 non rientrano nella visita colpevole, quindi ci cominciamo a chiedere forse se siano un po' troppo elevati i parenti per essere inseriti nella visita colpevole, se nessuno per dire è incolpevole, quindi già questo ci pare un motivo di lotta. Ma poi 9 su 10 proprietari non accettano di riavere i soldi dello sfratto, di rifare contratti al canone passato, ma anche laddove i proprietari accettassero le condizioni, i soldi pubblici vengono reinseriti nel mercato privato. E noi crediamo che comunque questo sia comunque un fondo di errore, perché crediamo che siano banalmente soldi abbastanza in termini e quasi sprecati, perché risolvono un problema temporaneo, ma non risolvono a lungo termine. Stessa cosa abbiamo visto anche sul territorio regionale, anche nella regione, un aumento da parte anche dei sindacati dei proprietari di quelli che sono trame concordati. Ci domandiamo, la prima domanda che informerò, forse sarà perché nel corso degli anni la maggior parte, anzi la molteplicità degli sfratti ottenuti ha un po' lavorato quello che sono sia i sindacati degli inquilini sia i sindacati dei proprietari, perché in effetti sono situazioni che poi portano entrambi a periodi lunghi, sia dal punto di vista di spese economiche sia dal punto di vista di condizioni sociali. E quindi ad oggi c'è un lieve aumento nel nostro territorio di quelli che sono i trami concordati. Per quanto riguarda l'affitto agevolato, anche lì noi abbiamo evidenziato una condizione, un'evidenza politica di quello che è la reintroduzione dei soldi pubblici nel mercato privato, perché i soldi che vengono dati alle persone che non riescono a pagare un affitto sono soldi che poi anche a breve vengono reinseriti nel mercato privato. Tutti questi hanno un minimo comune denominatore, il fatto che le società private e partecipate delle volte entrano in questi meccanismi, soprattutto anche del social housing, per affrontare quello che è il proprio bisogno di fare profitto. Quindi siamo di fronte a un attacco, secondo me, ignobile. Quello che è il fare profitto, ormai siamo arrivati proprio sul nulla, sulla povertà più assoluta, si cerca di fare il massimo profitto con il ricavo dello 0% di quello che è poi la soluzione definitiva al problema sociale delle persone che sono sotto sfratto o che hanno condizioni economiche difficili. E queste sono politiche neoliberiste. Quando il social housing viene gestito da una fondazione privata che è a sua volta sostenuta da una banca, da noi avvenendo che era la Fondazione Casa, chiamata in questi termini perché risulta più appetibile dal punto di vista sociale e politico anche da parte dei sindacati, è una fondazione che è assistita e finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti, quindi dalla Fondazione Cassa Risparmio di Lucca, che è una banca che aveva con il CDA insieme alla Fondazione Casa il presidente della provincia di Lucca, che a sua volta ha utilizzato il mercato l'housing sociale con il disagio sociale e gli sfratti, l'emergenza degli sgomberi nelle case occupate per giustificare la reintroduzione di questi inquilini in caso di un mercato privato, finanziandoli con i soldi della cassa risparmio di Lucca, utilizzando questo percorso poi per avere maggiori voti e ritornare a essere rieletto. Quindi questo è un sistema di un attacco del capitale affiancato a politiche neoliberiste. Io credo che si debba
su questi punti cominciare ad attaccare sia le amministrazioni che sostengono questo, questo percorso, ma sia anche le associazioni, le fondazioni private che fanno buon bisogno al cattivo gioco e che si dimostrano comunque troppo forti di fronte ai poveri e cercano poi di sfruttare quelle che sono le condizioni sociali di queste famiglie per fare profitto, e non solo per fare profitto ma anche per fare subdolamente ai propri, diciamo, adetti della campagna elettorale, che è veramente ignobile dal punto di vista di quello che è sia la militanza attiva sia quello che passa anche dal punto di vista della cittadinanza civile. Due flash sul ricollegando alcune cose che sono uscite adesso sull'intervento di prima che avevo fatto. Valore complessivo delle famose 128.000 case in esecuzione nel 2018, 13.800.000 euro, quindi non piangere di nulla. Poi qualcuno parlava del discorso dell'acquistare i pacchetti di crediti spazzatura, no? Volevo invitare a qualcuno, ci sono delle inchieste giornalistiche che sono state fatte sul finanziere Davide Serra, molto vicino a Renzi, era Leopolda ultimamente, il quale praticamente poco prima che uscisse il famoso decreto salvabanche, quello che ha introdotto i meccanismi di cui parlavo prima, ha comprato enormi pacchetti di crediti spazzatura, praticamente nel giro di due mesi li hanno aumentati del 50%, perché chiaramente essendo cambiate le procedure di esecuzione, velocizzate, praticamente ha fatto un guadagno del 50%. Questo solo per integrare, ovviamente, le cose sono uscite sugli interessi che stanno dietro al discorso. Audi sociale. Audi sociale a Milano, fino ad oggi è stato soprattutto sul e penso che sia così, però correggetemi, per alcune informazioni vorrei capire. Sulle nuove costruzioni, nel senso che praticamente lì cosa succede? Succede che vengono fatte queste convenzioni col comune stabiliscono che il prezzo debba essere inferiore a quello che hanno concordato, però che hanno concordato ovviamente è stato aumentato, come diceva prima Gianni, più o meno i livelli di mercato, e i soggetti vengono individuati all'interno di determinate categorie. Queste categorie sono le giovani coppie, le famiglie monoparentali, cioè sostanzialmente categorie per cui viene dato una delle categorie estremamente ampie all'interno delle quali poi ovviamente scelgono gli attuatori dei progetti, e scelgono con che cosa? Perché tutti i bandi prevedono che comunque il reddito netto deve essere almeno tre volte il canone di affitto, cioè questo è il meccanismo, no? È chiaro che anche poi diventa molto difficile creare conflittualità in queste occasioni, perché sono soggetti che sono stati scelti direttamente a uno dal realizzatore, per cui il realizzatore di questi progetti cosa fa? Non fa altro che sostanzialmente avere dei vantaggi fiscali e delle garanzie che gli coprono ampiamente la diminuzione, quello che la riduzione della minima riduzione che fa il canone rispetto al canone di mercato, e in più si può scegliere lui i soggetti, no? E in una città come Milano, dove comunque c'è tantissima richiesta di locazione, ovviamente può far sì che sostanzialmente questi che diventa un affare enorme nel quale non a caso si sono gettati dalla Fondazione Carico, per esempio a Investire Immobiliare, che è un altro grosso soggetto che sta muovendo in questo momento, ma anche alla Lega Cooperativa, e fra l'altro una cosa che stiamo vedendo è che si stanno veramente creando questi grossi consorzi che, per esempio, vanno a gestire in vario modo e uniscono anche questi vari soggetti apparentemente distanti. L'unico progetto che c'è in corso in questo momento a Milano su quello è l'unico su cui siamo riusciti a costruire finalmente una contrattazione sull'housing sociale, è quello della Fondazione Cagranta, che sarebbero le case
del Policlinico, no? Per cui hanno fatto questo progetto nel quale hanno fatto costruire gli immobili del Policlinico, sono circa 1000 immobili in questo fondo, nel quale ci sono la Cassa Depositi e Prestiti, Investire Immobiliare, la Carico, la Fondazione Housing Sociale, una serie di soggetti, ma qua e lì siamo riusciti ad aprire delle trattative, ma era la prima volta, per esempio, da quello che ci dicono quelli di Investire Immobiliare, che questi non avevano mai fatto una trattativa sindacale di lavoro, cioè infatti si sono trovati totalmente spiazzati, ma era anche la prima volta che si trovavano ad avere a che fare non con degli inquilini che sceglievano loro, ma con una realtà che in qualche modo andavano a prendere in mano. Per cui da questo punto di vista sicuramente l'espansione del modello dell'housing sociale, così come lo conosciamo oggi, al costruire, cioè da una parte è chiaro che è una cosa assolutamente antitetica e non risponde minimamente ai bisogni di case popolari, questo non ci sto a dire. Allo stesso tempo è anche vero che si basa semplicemente sul perché vada avanti in modo pacifico, senza problemi, si basa semplicemente sul fatto che comunque che siano nuove costruzioni siano loro che si vanno a scegliere gli inquilini. Quando invece vanno ad affrontare a rilevare patrimoni che già esistono, ovviamente i problemi salgono, cioè crescono, e in ogni caso siamo riusciti a costringere a trattare e in qualche modo a fare degli accordi che stabiliscono i canoni, più o meno come succede sul canone concordato, insomma. Ultima cosa, si sono create anche delle esperienze di lotta comunque abbastanza grosse, per esempio degli inquilini del blocco Paolo Sarpi, che hanno avuto anche abbastanza rilevanza anche a livello nazionale, per cui gli inquilini effettivamente si sono opposti, cioè hanno in qualche modo creato e sono riusciti anche a riuscire a toccare abbastanza la stampa, eccetera, eccetera, il fatto che comunque l'asilo sociale è sostanzialmente una truffa, cioè è sostanzialmente una truffa, insomma. Terza cosa, adesso noi ci troviamo di fronte ad un ulteriore passaggio. Con la modifica della legge sulle case popolari hanno sostanzialmente codificato due tipi di edilizia, genericamente di housing sociale, usiamo questo termine, i cosiddetti SAP, servizio abitativo pubblico, che sono le vecchie case popolari, e i SAS, che sono invece i servizi abitativi sociali. Allora, i servizi abitativi sociali, su cui ancora devono fare il regolamento, di fatto probabilmente saranno quelli che andranno a includere tutto il meccanismo della ragione sociale, ma anche lì bisogna capire se, siccome ormai in questi anni la regione Lombardia ha fatto una marea di esclusioni dall'ERP sul patrimonio di edilizia pubblica, quindi però molto settoriale, non so, 100 alloggi destinati a quello, 200 destinati, adesso teoricamente dovrebbero entrare tutti in questa categoria dei SAS, no? E quindi è molto facile che su questo tipo di cosa a un certo punto si crei un altro caso, però molto più grosso, di un ambito sociale fatto non scegliendosi gli inquilini, ma già con gli inquilini esistenti, no? E quindi da questo punto di vista sarà sicuramente molto interessante andare a capire come si svilupperà questa cosa, perché poi ovviamente anche quello i problemi salteranno fuori, perché sennò o partiranno in verità distratti oppure in qualche modo dovranno essere costretti ad andare ad aprire delle trattative, a mantenere in qualche modo dei canoni che non sono i canoni che stanno praticando adesso sulle nuove costruzioni. Queste erano un po' le cose che volevo dire. Ma io sull'housing siamo sicuri adesso, non siamo d'accordo, giusto? Quindi, e credo che riguardo con questa questione le grandi città come Roma, come Milano. Speriamo. Pronto, mi sentite? Cioè penso che riguardi le grandi città, l'esperienza di Roma e Intercatoli, cioè, ma a Livorno per esempio l'housing non c'è e non ci sarà fino a che noi siamo, però per lo fanno risparmiamo, non è possibile, bisogna usare i soldi per fare case popolari. Allora secondo me, siccome ci sono moltissimi esempi, il Sunia a Livorno ha cercato di mettere nell'accordo territoriale un riferimento al social housing e noi non ce l'abbiamo messo nell'accordo. Quindi il problema secondo me qual è?
fare in modo che i finanziamenti che sono stati stanziati per regione non siano collegati all'AUSI. E come si fa? Si fa presentando in tutti i consigli comunali, dove siamo presenti in tutta la città, una mozione in cui chiediamo a 5 Stelle, al PD, a chi governa, di mantenere la promessa che c'è nel programma di Monti e Repubblica. Se noi riusciamo tanto a fare questa roba qui e dargli un risalto nazionale, un po' come se fosse un nuovo 10 ottobre, cioè darci un appuntamento entro il 10 gennaio, il 9 gennaio, che in ogni città ci sia una presa di condivisione di questo tipo con delle iniziative per far risaltare questa roba, perché altrimenti noi possiamo non essere d'accordo sull'AUSI, poi c'è la ministra, quella lì come si chiama, De Michelis, che è un vecchio cognome che richiama, richiama tradizioni, che ovviamente va a lavorare per poter permettere di dare ai privati soldi pubblici per fare appartamenti per gli sgraziati. Per esempio a Livorno stanno provando a usare i soldi della regione per poter dare un'agenzia privata per scaricare il disagio abitativo, cosa che fino adesso ci sono riusciti, ma ci tenta. Quindi io penso che su questa roba qui dobbiamo fare questa iniziativa, che è legata anche al contributo all'affitto, perché è importante che riparte il contributo all'affitto, perché c'è certa gente che con il contributo all'affitto, che ha concordato, può tranquillamente stare in una casa privata, e siccome le case pubbliche non ci sono, quella è la nostra parte di scuola. Quindi anche sul carico concordato, secondo me, bisogna fare in modo che ci sia più pubblicità. Noi abbiamo un accordo territoriale che prevede 6 euro massimo al metro quadro. Ma nelle zone di altissimo prezzo? In pregio, diciamo, 27-24 sono in pregio, 5,07 nella zona, diciamo, intermedia della città, quindi hanno mantenuto alcuni prezzi bassi e vediamo che contratti vengono fatti. Grazie. Allora, siamo bravissimi, nel senso che stiamo proprio nei tempi, io volevo aggiungere solo due cose. Primo, che il social housing non ci piace, è acclarato. Però che il social housing c'è, altrettanto acclarato. Per cui io credo che invece dobbiamo entrare dentro a questa questione. E vorrei segnalare che il social housing nuovo, quello che prevede la legge di bilancio, non si rappresenta sul patrimonio da costruire, ma è sul costruito. Cioè, nel senso che comunque interverranno anche delle pianificazioni urbanistiche sul patrimonio già esistente, mentre noi facciamo la battaglia perché il patrimonio esistente sia recuperato e utilizzato a uso case popolari o giù di lì, pubbliche. La operazione di rinascita urbana è una riproposizione del, diciamo, rinascita urbana di social housing sull'esistente, utilizzato. Cioè, il braccio di ferro è forte. Quando noi abbiamo incontrato Cassa Depositi e Prestiti, su richiesta di Cassa Depositi e Prestiti, ci tengo a precisarlo, ed era successiva all'articolo usciti sulla questione GESCA, noi abbiamo detto due cose molto chiare. Uno, smettete, almeno per quanto riguarda Cassa Depositi e Prestiti, di fare e sostenere progetti social housing in cui i canoni decidete voi. I canoni comunque vanno decisi all'interno del canale agevolato. Poi discutiamo qual è il livello, perché il canale agevolato è un minimo e un massimo. Abbiamo visto invece che Roma abbiamo sempre fatto accorgere il minimo e il medio, per cui discutiamo. Secondo elemento, finiamo di fare in modo che ci sia un'assegnazione di case sociali che derivano segnalmente dalle scelte di chi gestisce il social housing. Devono essere i comuni che fanno dei bandi ad hoc per famiglie da, butto lì, dai 30 ai 50 mila euro, che erga quindi una discrezionalità da parte dell'ente gestore dell'edilizia pubblica che decide cosa fare. Deve essere casomai il comune, perché gli abbiamo detto, se il pubblico ci mette soldi, è evidente che il pubblico deve fare qualcosa, altrimenti è poco socio e molto alto di quella cosa lì. Dobbiamo metterci qualcosa e dobbiamo spingere nelle comuni, secondo me, oltre che nell'ordine del giorno che è intelligente come proposta, ma anche dire ai comuni che i comuni devono fare bandi ad hoc per gli immobili social housing,
in particolare se partirà l'esperienza del recupero del social housing dell'esistente. Nei comuni partiranno delle vertenze molto forti, perché lì nel comune per comune noi dobbiamo aprire una vertenza veramente di massa, coinvolgendo i movimenti sindacali e sociali che ci stanno, perché siccome saranno i comuni che manderanno direttamente i progetti al Ministero delle Infrastrutture, questo ne accenderà più il meccanismo, il Ministero dai soldi alle regioni, le regioni di quei comuni, i comuni fanno i progetti vengono approvati, non sarà più così questa storia. C'è la semplificazione, chiamata così, no? Per cui sarà il comune che indica al Ministero delle Infrastrutture, dateci i soldi che io non mi serve fino a 20 milioni di euro, questo è il livello di progetto, per fare il recupero dell'esistente. Allora si apre una vertenzialità comune per comune, per capire poi appunto da che versante andiamo, se il versante invece della speculazione immobiliare, neo-speculazione immobiliare, in quel senso dico neo, non è che è vecchia speculazione immobiliare, però in quel senso è neo, o se invece accetteremo subitamente dei comuni, si facciano gli accordi con le cooperative, con gli enti gestori sociali e fare quello. A terzo elemento, in tutto questo ragionamento manca il ruolo degli enti gestori di case popolari, e noi l'abbiamo posta questa cosa, non è a caso abbiamo fatto in modo che nel documento firmato con Federcasa e Lini ci sia anche questo elemento, perché l'elemento di discontinuità, noi non possiamo continuare a lasciare gestire il miliardo restante che c'è nella cassa di cose del prestito, non di come gestire, ma del social housing che non riescono a utilizzare, apparenti, ci hanno detto, perché non ci hanno richieste sostanzialmente, e fare in modo che per esempio possa entrarci gli ACP di altre aree in quel contesto, per avere un altro tanto di discontinuità. Allora, io più che dire noi non siamo d'accordo con il social housing, che è anche abbastanza semplice da dire, e anche con grande sostanza di contenuti, devo dire, noi dobbiamo in qualche modo alla modalità unione inquilini che abbiamo sempre noi, per dire il social housing è una truffa, l'abbiamo detto, lo continuiamo a dire, espresso, ma abbiamo una responsabilità che è comunale, che è col governo, quindi, perché poi non è più la regione di bilancio, poi con i comuni direttamente, perché questa cosa qua interviene sui comuni, e guardate che i soldi ce ne sono tanti, perché vi annuncio che noi abbiamo fatto riferimento all'articolo 53, ma c'è l'articolo 8 e l'articolo 11 della legge di bilancio, che parlano ambedue di fondi per i comuni di rigenerazione urbana, senza dire che cosa significa, e anche lì ci sono, per esempio, nell'articolo 8, 500 milioni l'anno, e ce ne sono altri, un altro articolo che dice che altri 400 milioni l'anno fino a 10.000, altro dei 12 milioni nell'articolo 53, e lì c'è chiaro il meccanismo di rigenerazione urbana. Allora, la battaglia fondamentale in questo momento, se vogliamo ripartire dall'esistente, dal recupero dell'esistente, è proprio quello di dire, guardate che non stiamo guardando soltanto l'articolo 53, in parte nel 2020 complessivamente c'è un altro miliardo ed è parte della rigenerazione urbana, e va direttamente sulle spalle del comune per comune. Per noi questo è un elemento di grande vertenza, di grande lotta, perché per dare anche sostanza a quelli che stanno nei gradatori, a chi sta occupando, non gestire di volta in volta la singola occupazione, perché l'elettricità, insomma, a Roma stanno facendo rispetto a Piede del Caravaggio, che ha 350 famiglie, tra parenti, no, 140 famiglie, gli hanno fatto 13 appartamenti l'altro ieri, perché con quel meccanismo è un lavorio, è un carciofo che viene sfogliato. Noi dobbiamo ribaltare questo ragionamento, non accettare certamente di volta in volta di studiare di un pezzo, ma vogliamo discutere strutturalmente di quello che sarà la prossima città e le prossime città. Allora, la questione della rigenerazione, io neanche il titolo voglio lasciare in mano agli altri. La rigenerazione deve essere quella che in qualche modo noi ci mettiamo piede e mani. Cioè, abbiamo già lasciato ad altri soggetti da destra la libertà, la parola libertà che era ricercata dalla antifascista, da parte di partigiani e scolari. Noi dobbiamo in qualche modo evitare che lasciamo la culturalmente che alcune parole diventano espressamente proprietà della speculazione immobiliare, in questo caso, oppure delle destre. Allora io credo su questo si apre per noi un versante molto, molto grosso, molto, molto grosso di intervento e anche di possibilità, secondo me, perché fare le cose nei comuni bisogna poi rispondere ai cittadini che stanno lì e
quando hai migliaia di famiglie nella zona, quando hai migliaia di famiglie che vengono bistrattate, quando hai lavoratori che stanno perdendo la casa perché non riescono a pagare il mutuo, perché vengono licenziati, poi lì concretamente c'è sangue e carne che si fa battaglia, insomma, su cui non vorrei mollare questa cosa, non vorrei che mio figlio mollasse con un ragionamento troppo alto o troppo basso. Io credo di raccontare la cosa del sociale così come abbiamo raccontato le nostre battaglie. E se oggi si parla di rigenerazione urbana, di mappatura, di uso esistente, poi certo il governo la pensa in un modo suo, ma abbiamo posto queste questioni e stiamo ponendo, non è che siamo stati fermi, non è che sono accadute per caso, insomma, 8 anni di giornate fatti zero hanno portato anche a questo risultato. Allora io credo che noi su questo dobbiamo molto continuare e dobbiamo far capire ai nostri sedi locali che questo è un elemento importante di coagulo di lotte, di capacità di proposta unitaria di lotte, ma nel concreto, non nell'astratto, e non nel pensare che gli altri decidono in tempi e modi. Il campo di battaglia è la città, il campo di battaglia è la generazione, su quello caso per caso dobbiamo fare una battaglia, perché dobbiamo spostare l'equilibrio. Non lo spostiamo se pensiamo di ragionare con la conferenza delle regioni, con l'ANCI o con soggetti di tipo nuovo, con Carlo. Li spostiamo se noi spostiamo l'asse, diciamo, di base delle singole persone che devono capire che c'è una prospettiva. Se non gliela diamo noi, chi vuole che gliela dà? Allora, io credo su questo abbiamo fatto bene invece a fare un ragionamento sul social housing, perché è il cuore oggi della questione, e perché appunto si sovrappone, no, il social housing e case popolari, manco quello di niente. Cioè, allora, a partire dall'ordine del giorno che deve rafforzare quel punto 8 del governo, noi dobbiamo schiappare possibilmente, non è che troviamo tutti i comuni aperti disposti a fare questo, però dobbiamo far capire ai comuni che i comuni diventeranno principali artefici di questa cosa qua. I comuni devono decidere oggi se continuare nella cementificazione o nel recupero fatto di speculazione, oppure se vogliono svoltare per dare risposta alla gente, perché poi la gente vota. Cioè, poi la gente va a votare, sappiano tutti quanti che qua c'è da votare, se tu voti e tu fai delle politiche liberiste, speculative, che danno sempre soldi a qualcun altro, forse Cartagione vota, ma tutta la gente che sta dall'altra parte forse ti vota a me, ai miei, a volte anche in maniera, come dire, troppo spontanista, troppo da qualche parte che non va bene. Però è un ragionamento che noi dobbiamo comunque aprire e sollevare, anche dal punto di vista politico e strutturale. Quindi, scusatemi se mi sono dilungato, siamo alle 18, siamo in perfetto orario, spero che Cesare non ci faccia saltare l'orario, lui noto sintetico operatore, e parliamo di sociali, vediamo di aspettare le 3 cose. Voi mi sentite se lo parlo così? Perché prima non mi sentivo. E così mi senti? Sono sordo. Allora, io avevo due alternative per parlare dei diritti sociali a livello internazionale. O farvi la lezioncina del professore, se volete che la faccio, ma non serve assolutamente a niente, citando tutta una serie di articoli, e poi andate via non sapete che cavolo fare, oppure parlare di cose molto concrete. Allora, la cosa concreta con cui vorrei cominciare è la proiezione di un breve video, sono 3 minuti circa, della sessione del Tribunale Internazionale degli Stragi che abbiamo fatto 3 anni fa a Guayaquil, che abbiamo stavanti la coordinatrice del Tribunale, e abbiamo fatto 8 di queste sessioni. L'ultima l'abbiamo fatta a New York la settimana scorsa, la prossima sarà a Santiago del Cile, nonostante le proteste, nonostante il governo del Cile abbia deciso di andare a fare la COP25 a Madrid. Compagni decisi, ci ha detto venite e la faremo. Questa sessione è molto importante, adesso è in spagnolo, però si riesce a far vedere, c'è un sistema per far vedere i sottotitoli in italiano, ma è abbastanza semplice. Si tratta di questo: è un quartiere popolare, 55.000 famiglie sotto sfratto, perché il titolo di proprietà era contestato dal potere pubblico, quindi erano bastonati e considerati come l'hamper proletariato, non sotto proletariato. Ci hanno chiesto l'intervento come Alleanza Internazionale di Abitanti, hanno detto sì, però dovete unirvi, quindi sapete sempre i casini che ci sono tra vari comitati, no,
hanno deciso di stare uniti, siamo andati la mattina, arriviamo la sera, la mattina i compagni vengono allo stallo dove eravamo, sono loro. Hanno distrutto, la polizia ha distrutto il tribunale, eravamo preoccupati, li abbiamo risolto. Arriviamo in camionetta e ci accolgono con una squadra cavallo, porca zozza, scusate. Stavolta ci blindano e ci portano, no, erano loro che sono ben organizzati e ci hanno scortato in pompa, c'era il campo di calcio pieno, adesso vedrete, oltre 600 persone, la polizia che ha continuato, adesso vedrete in diretta, a tentare di impedire la sessione del tribunale, il tribunale si è tenuto, abbiamo dichiarato che quel quartiere era strati zero, perché era durante la giornata mondiale strati zero, verdetto, raccomandazioni. Bene, sapete una cosa? Prima del tribunale erano tutti dispersi e uno contro l'altro. Dopo il tribunale, che si era quasi in campagna elettorale, tutti i partiti, destra, sinistra, centro, bisogna risolvere questo caso. Hanno stabilito quello che noi abbiamo proposto, un tavolo di negoziato tra le parti, includendo le organizzazioni, gli abitanti. Hanno finora, è il rapporto ultimo che ci hanno inviato per il monitoraggio che stiamo facendo, hanno regolarizzato su oltre 5.000, oltre 3.000 famiglie, hanno cambiato la legge. E l'hanno fatto sulla base di quale normativa, secondo voi? Sulla base della normativa locale? No. L'hanno fatto sulla base della normativa internazionale che noi abbiamo sottolineato con molta forza in quella sessione. Quindi un tribunale paralegale ha avuto molta più forza di gli avvocatucci o avvocati o organizzazioni che si presentavano e cercavano di difendere più o meno. Sapete cosa facevano gli abitanti? Quando arrivava la polizia, c'era qualcosa che mettevano sulla porta della loro casa e dicevano: tu non puoi sfruttare il tribunale di sfratti, ha detto che ha la legittimità di rimanere. Adesso vediamolo un attimo, perché questo poi ci dà lo spunto per dire: porca miseria, e non lo possiamo fare qua in Italia? Massimo ha diffuso qualche giorno fa l'articolo della Spagna, lo stanno facendo in Spagna, ma poi vi spiegherò che sono cose molto concrete e lo stiamo facendo anche in Italia, poi vi racconterò del caso che stiamo seguendo con l'avvocato. E non mi ricordo il tribunale internazionale di San Giorgio, quindi rinunciamolo.